Ciao a tutti, la ricetta di oggi era uno dei tanti cavalli di battaglia di mia nonna. Quando ero piccola, lei mi preparava sempre la minestra di patate alla sarda, con una bella spolverata di pecorino grattugiato sopra. Un piatto unico della tradizione, leggero ma allo stesso tempo sostanzioso, sano, cremoso e facile da preparare. Ideale da mangiare in queste giornate fredde e piovose. Fa venire il buon umore. Un vero e proprio comfort food che non potete perdervi. Ci occorreranno 850 g di patate pesate con la buccia, circa 3 patate grandi che dovremo pelare con l'aiuto di un pelapatate e poi asciugare con uno Scottex. Fatto questo, le tagliamo a piccoli tocchetti e le mettiamo da una parte. Ora tritiamo una cipolla bianca e poi la trasferiamo all'interno di una pentola bella capiente, la mia è in acciaio e triplo fondo. Stessa cosa faremo con la carota, la peliamo e la tagliamo a pezzetti e poi la versiamo all'interno della pentola. Ora sarà il turno di due costine di sedano piccole, trasferiamo anch'esse nella pentola e aggiungiamo circa 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Mescoliamo e ci trasferiamo sui fornelli. Facciamo soffriggere per 4-5 minuti a fiamma media, mescolando di tanto in tanto. Dopodiché aggiungeremo le patate. Abbassiamo un po' la fiamma e facciamo cuocere così per altri 5-7 minuti, sempre dando una mescolata di tanto in tanto. Mettiamo il coperchio. Trascorso questo tempo aggiungiamo circa 4-5 pomodori a ciliegina tagliati a pezzetti, 3 belle prese di sale o comunque salate a vostro piacimento e ora versiamo 1,5 litri d'acqua. Alziamo nuovamente la fiamma e portiamo ad ebollizione. Mettiamo il coperchio così, con il mestolo in mezzo, facciamo cuocere per circa 15-20 minuti, dopodiché aggiungeremo la pastina da minestra scelta a piacere. Io ho optato per i corallini che cuociono veramente in pochissimo tempo e poi mi piacciono tantissimo. La quantità della pasta è di 70-100 grammi circa, ecco. Una volta raggiunto il tempo di cottura anche della pasta, spegniamo e serviamo la minestra ancora bollente. Va gustata bella calda per assaporarne tutta la sua bontà e per riscaldarsi bene in inverno. Come avrete potuto notare, il brodo è diventato ultra cremoso proprio per via di alcune patate che sciogliendosi hanno conferito densità alla minestra e mia nonna appunto l'ha sempre preparata così. Quindi a noi a casa piace così densa e cremosa, ma se a voi non vi dovesse piacere e se vi dovesse piacere un brodo più liquido, potreste tranquillamente spegnere prima il fornello e quindi diminuire il tempo di cottura. Ovviamente verificate sempre pungendo con una forchetta se le patate sono cotte prima di spegnere. O ancora potreste aumentare la quantità d'acqua di circa 200 grammi. Su ogni porzione grattugiò un po' di pecorino, così come faceva mia nonna, e al centro una bella foglia di prezzemolo. Accompagno il tutto con qualche crostino delizioso e voilà, la cena calda e nutriente è servita. Una meraviglia. Beh, ovviamente va bene anche a pranzo, però io in questo periodo questa minestra di patate la sto preparando almeno 3 volte alla settimana a cena. Troppo buona. Vado matta per i piatti semplici della tradizione. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e spero tanto che la proverete anche voi. Vi mando un grosso bacio, un abbraccio e ci rivediamo nei prossimi video. Ciao!